Che dire, Sassuolo bellissimo, cioè quando il Sassuolo gioca senza pensieri è questa la fine. Traoré un'altra splendida partita, magari ci sta scoppiando tra le mani un nuovo fenomeno, però alla fine sta andando così per ora, sperando che continui così e che diventi davvero un nuovo fenomeno. Poi che dire, tutta la squadra secondo me ha giocato anche bene, soprattutto la difesa, cioè per me la difesa ha giocato benissimo, proprio bene, bene, bene. L'unica cosa che non mi è piaciuta dalla difesa è proprio quel gol che abbiamo subito proprio all'ultimo secondo da Ruan, che sembrerebbe anche questa una bestemmia, però quanta presenza ha fatto Ruan, 4, 5, quello che è, e quante cappellette ha fatto, quanto ha fatto le presenze, cioè 4, 5, quindi ok che potenzialmente poteva essere più forte di Kirikas, ma attualmente Kirikas è più forte e oggi l'ha dimostrato, visto che Kirikas non ha fatto passare nessuno. È una cosa mostruosa oggi Kirikas insieme a Dayan, che anche qua mi viene da fare un dubbio, perché comunque quando gioca la coppia difensiva Kirikas, Ayan oppure Kirikas è un'altra, a parte Ferrari subiamo poco. Se invece giocano Kirikas e Ferrari subiamo molto di più, almeno io ho notato questo, quindi boh, io ora mi farei qualche domandina sinceramente, perché non, cioè davvero quando gioca Kirikas e Ayan come giocato oggi abbiamo subito poco e nulla all'Atalanta, cioè cosa incredibile. Se invece giocava, che ne so, Kirikas, Ferrari, subivamo molto di più. Ma io quindi qualche domandina me la farei per almeno la prossima stagione. Cioè, mi farei, è davvero il problema Kirikas? Perché oggi sinceramente ha fatto una signora partita, come già detto, quindi tanta roba. Cioè, l'unica cosa negativa, co come ho già detto nel video, è stato proprio Ruan, che da quando è arrivato ha fatto una cappellata partita. Alcune sono, diciamo, importanti, altri invece come oggi non è stato importante, perché comunque Traoré ha fatto il fenomeno. Visto che Traoré ha fatto doppietta, quindi ora vediamo, che sperando comunque che Traoré continui a fare così, che anche tutti gli altri continuino a fare così, dopo comunque difensivamente parlando vedremo in futuro. Però diciamo che in questa partita abbiamo giocato bene, ci siamo mangiati 4-5 gol clamorose davanti alla porta, tra cui anche stava per segnare anche Kirikas, cioè una cosa incredibile. Poi comunque ci sono state altre 2-3 occasioni da gol proprio sulla linea, che anche là non abbiamo sfruttato. E anche là bisogna un attimino capire perché non l'abbiamo buttata dentro, perché oggi poteva finire benissimo 4-5 a 1, visto che comunque Ruan ha fatto quell'errore. Quindi bisogna capire perché noi sotto porta non riusciamo mai a concretizzare così tanto. Cioè, io anche questa mi farei come domanda. Perché oggi è davvero stata una partita bellissima. L'unica cosa che Ruan ha fatto quell'errore là, e poi soprattutto ci siamo mangiati tanti, tanti gol sulla linea della porta. Quindi magari qua bisogna un attimino capire il perché. Detto questo, noi ci vediamo ad un prossimo video, sempre e comunque
forse da solo, direttamente da Reggio Emilia e ciao!